Allora, per me è un onore partecipare a questo convegno, innanzitutto, e presentare questo progetto che si intitola Diverso da chi, che è un progetto che è nato all'interno della Federazione Malattie Rare Infantili, quindi 10 anni fa, per contrastare i fenomeni di bullismo e discriminazione, in particolare rivolti contro i ragazzi, i bambini e i ragazzi affetti da malattia rara, cronica e invalidante, attraverso le segnalazioni al nostro centro di ascolto e tramite il nostro centro all'interno dell'ospedale infantile Regina Margherita. Quindi questo progetto nasce come risposta, diciamo, alla discriminazione nei confronti dei presunti diversi affetti da malattia rara, in realtà, con gli anni ci stiamo occupando della diversità in tutte le sue forme. Allora, innanzitutto una breve presentazione di chi siamo. Siamo una community di circa, 6.000 studenti e 200 insegnanti che hanno partecipato ai nostri corsi di formazione, quindi siamo un network piuttosto importanti e il progetto è gestito da un'equipe interdisciplinare che è composta dal dottor Roberto Lala, che è un medico, Maddalena Bisollo e Elena Nave, che sono dei filosofi, Enrico Nivolo, che è un antropologo, e Claudio Zottola, che è un educatore professionale. Abbiamo formato questa equipe interdisciplinare perché siamo convinti che il tema della diversità sia un tema estremamente complesso, soprattutto quando poi si vanno a incontrare 6.000 adolescenti, e quindi riteniamo che solo uno sguardo interdisciplinare possa rendere conto della complessità del reale. La complessità in realtà non sta nel reale, ma sta nello sguardo sul reale, e quindi riteniamo che uno sguardo interdisciplinare possa agevolare la comprensione delle diverse problematiche che la diversità oggi suscita. Allora, la diversità è un tema vastissimo che potrebbe essere affrontato da diversi punti di vista, no? Da un punto di vista, ad esempio, medico-scientifico, siamo tutti diversi, non ci sono due persone uguali, perché il nostro DNA è diverso. Potrebbe essere affrontato ed è affrontato anche nei nostri laboratori da un punto di vista politico, economico, pensate all'immigrazione, eccetera, eccetera. Ciò che noi facciamo, visto che siamo filosofi, è di parlare con i ragazzi di filosofia della diversità. E abbiamo implicitamente assunto una sfida di base, ovvero Diverso da chi è un ottimo osservatorio perché ci permette di comprendere quanto la nostra società e la nostra scuola siano impostate pluralisticamente, cioè all'interno di una stessa classe incontriamo quindi quelli che definiamo come gli stranieri morali, ovvero ragazzi che appartengono a diverse religioni, hanno diverse culture, provengono da diversi luoghi, ma convivono all'interno di uno stesso territorio. Questo è il bello del pluralismo, no? Il fatto che ognuno possa aderire alla propria visione del mondo, agire in base ai propri valori, ai propri interessi, alle proprie motivazioni. Tutto bello. Il pluralismo, tuttavia, può generare conflitti. Ne genera inevitabilmente conflitti. Conflitti che non vuol dire che genera scontri. C'è una differenza fondamentale tra il conflitto e lo scontro. Il conflitto può avere anche degli aspetti positivi, può confluire insieme, può animare, può generare vitalità, se e solo se il conflitto non genera in uno scontro più o meno armato. Quindi quello che noi facciamo nei nostri laboratori è accendere il conflitto, per far vedere come è possibile gestire un conflitto tra diverse visioni del mondo affinché questo conflitto non diventi uno scontro armato. E purtroppo in questi anni sono successi degli scontri in classe, dei ragazzi sono anche arrivati alle mani, si sono insultati, si sono sputati, no? Ma per noi questo è positivo. Nel momento in cui emerge un conflitto tra stranieri morali, noi ci fermiamo e diciamo che i ragazzi abbiamo fallito. Non siamo riusciti a gestire un conflitto. Andiamo a capire quali sono le motivazioni per cui il conflitto è degenerato in scontro e cosa si può fare per prevenire, questa degenerazione. Ok? E quindi, anzi, che cosa non facciamo? Prima è stato citato, il nostro collega Umberto Galimberti. Noi non siamo filosofi profeti, okay? Non andiamo nelle scuole a illuminare, a incantare i presunti giovani nichilisti con i discorsi belli, no? I ragazzi non hanno bisogno di questo. Primo, e secondo, non sono nichilisti. I nostri colleghi dall'alto del pulpito parlano di questi presunti giovani senza valori, senza interessi, senza motivazioni. Non è assolutamente vero. Noi abbiamo un osservatorio diretto perché abbiamo incontrato 6.000 adolescenti, gli abbiamo detto: ma voi siete nichilisti? Tutti ci hanno detto no. I nichilisti sono i tuoi colleghi che vengono a dirci a noi che sono nichilisti. Credono semplicemente in altri valori.
hanno altri interessi, altre motivazioni. È ovvio che se noi ci fermiamo ai valori di una generazione precedente e alla luce di quelli giudichiamo le nuove generazioni, certo che sono nichiliste. No? Pensiamo al concetto di amicizia. Oggi il concetto di amicizia ha conosciuto Facebook. Ci sono i ragazzi che hanno 2000 amici su Facebook, ma l'amicizia su Facebook non è vera amicizia. Questo che dicono gli adulti: no, ma quella non è vera amicizia. Certo che è vera amicizia, è semplicemente un'amicizia diversa rispetto a quella profetizzata da Aristotele e dagli adulti che giudicano i giovani. Quindi quello che bisogna fare in ambito di formazione è adattare la nostra formazione ai giovani, non i giovani alla nostra formazione. E quindi noi entriamo in classe veramente con un atteggiamento che non è affatto profetico, ma è maieutico. Noi non andiamo quindi a dire ai giovani che cosa pensare, ma partiamo dalle loro idee. Quindi, dopo aver introdotto, diciamo, il laboratorio, noi scriviamo in mezzo alla lavagna diversità e via, tiriamo fuori tutte le parole, tutte le espressioni, tutte le idee che emergono in merito a questa tematica vastissima. Adesso ovviamente non abbiamo tempo di fermarci, ma tra le parole troviamo dagli strani ai nerd, uomo e donna, stupido e intelligente, alla malattia, eccetera, eccetera. Quindi in una fase divergente noi tiriamo fuori tutte le parole. Nella fase convergente iniziamo a fare filosofia. Come? Non andiamo certamente a spiegare i filosofi, perché ovviamente non è questa la nostra missione. Quello che noi andiamo a fare è quello di passare degli strumenti filosofici, no? In primis il pensiero critico. In realtà si parla in questo movimento internazionale delle pratiche filosofiche di pensiero critico, creativo e caring, sono le tre C del pensiero, no? E il pensiero critico è quel pensiero che combatte il principale nemico della diversità, del bullismo, della discriminazione, dell'hate speech, che sono stereotipi, pregiudizi e bias. Purtroppo la nostra società, non i giovani, la nostra società, non solo i giovani, la nostra società è impregnata di stereotipi, pregiudizi e bias. E quindi il pensiero critico è un ottimo strumento per andare a contrastare quelle false credenze, le credenze di chi si crede in possesso della verità assoluta. Andiamo a dimostrare che non esistono in ambito morale, in ambito politico, delle verità assolute tipo quelle della scienza. Ci sono delle verità che possono essere negoziate. Quelle che noi cerchiamo di fare quindi non è insegnare come si pensa in maniera critica, ma di cercare di assumere un atteggiamento al pensiero critico. Facciamo in modo che il pensiero critico possa diventare un habitus mentale, una predisposizione delle persone che naturalmente dovrebbero andare a contrastare stereotipi, pregiudizi e bias. E questo lo facciamo attraverso un gioco d'aula che si chiama il Tribunale della Ragione. Quindi noi presentiamo dei dilemmi morali rispetto a cui c'è sempre una tesi e un'antitesi. Quindi dividiamo il gruppo in due, ci saranno gli avvocati che difendono una tesi, gli avvocati che difendono l'antitesi, poi c'è una commissione interna alla classe che fa la giuria e poi c'è il giudice. E chi è che vince? Vince chi porta delle buone ragioni. In questo senso, la filosofia aiuta a rispettare e avere ragione in base alle ragioni della ragione, non in base alle ragioni della forza. Quindi la parte costruttiva, dopo aver distrutto, no, i pregiudizi, stereotipi, bias, eccetera, facciamo appello a quella che si chiama l'arte dell'argomentazione, che è alla base della pedagogia al dialogo filosofico. Ricordo di sfuggita l'etimologia del termine dialogo: è dia, logos. Scambio di ragione e controragioni alla ricerca della verità. Il dialogo come scambio non è un monologo. Prima sentivo dire che ascoltare non è sentire, solo che non possiamo andare a fare il pippone ai ragazzi: no, ma dovete volervi bene, dovete essere empatici, dovete ascoltarvi. No, tutto questo dal nostro punto di vista non serve. È importante piuttosto giocare con loro. Abbiamo diversi giochi, ad esempio c'è il gioco del dilemma, che adesso purtroppo non ho il tempo di starvi a spiegare. Quindi noi non andiamo a trasmettere idee, a immettere idee, ma estrarre idee attraverso questo
atteggiamento filosofico che speriamo di trasmettere ai giovani. Ovviamente per giocare a questi giochi bisogna innanzitutto essere disponibili ad argomentare la propria visione del vero, del bene e del giusto. Quando chiedete ai ragazzi: ma tu perché la pensi così? Perché sì. Perché me l'ha detto mio cugino e mio cugino sa tutto, perché l'ha detto Facebook. E se l'ha detto Facebook è sicuramente vero. Ma questa è l'idea, eh? Quello che noi cerchiamo di fare, no? Se tu hai un'idea, a me non interessa che l'ha detta tua cugina, l'hai letta su Facebook, devi dirmi perché la pensi in un certo modo. Questo vuol dire educare all'argomentazione, un compito, vi assicuro, difficilissimo, ma qualcuno un lavoro sporco lo dovrà pur fare, no? Quindi per giocare bisogna rinunciare a credersi il possessori di verità assolute che devono valere per tutti. In ambito morale molto spesso le nostre verità si vanno a scontrare, quindi quello che noi cerchiamo di fare è proprio andiamo a far scontrare le nostre verità per cercare una verità comune attraverso l'esposizione di una tesi e di un'antitesi. Possiamo trovare una sintesi finale, magari no, magari sì, è utile provarci. E infine, e ho veramente finito, bisogna credere che la violenza non sia la soluzione dei problemi e bisogna sforzarsi costantemente a ricercare delle soluzioni alternative. E qui arriviamo all'aspetto più politico del laboratorio, diciamo. Lui è, lo avete sicuramente riconosciuto, Norberto Bobbio, no? Il filosofo della democrazia e della laicità di Torino, il quale ha scritto una lunga introduzione a un libro sull'argomentazione di Perelman, che è un po' la Bibbia di chi si occupa di argomentazione, e proprio in quell'introduzione sosteneva che l'argomentazione è uno strumento della democrazia. Solo se ci sappiamo, educhiamo le giovani generazioni, diceva Bobbio, ad argomentare, a tirare fuori quelle che sono le proprie tesi, le proprie credenze, le proprie visioni del mondo, ed essere consapevoli della necessità di un dialogo argomentativo, è possibile formare dei buoni cittadini delle democrazie. Perché quando gli esseri umani cessano di credere alle buone ragioni, la comincia la violenza, il sopruso e l'inganno. Perché se io non credo più nella buona ragione, l'unico modo per avere ragione è fare ricorso alla forza. E quindi la radice del bullismo, del cyberbullismo, dell'hate speech potrebbe essere anche questo. L'ultima cosa che vi dico è un progetto che è in partenza, è tanto che ci stiamo lavorando. Lo lanceremo il 29 febbraio di quest'anno, che è la giornata mondiale delle malattie rare. Ed è un progetto che si intitola L'albero della diversità, un luogo degli adolescenti per gli adolescenti. Quello che abbiamo cercato di fare, visto che il pericolo è sul web, andiamo sul web. Quindi la nostra idea è di trasferire tutte le competenze che abbiamo acquisito in questi anni sul territorio, tutti i contatti, la rete, eccetera, eccetera, e importare tutto questo in un portale web che svolgerà diverse funzioni con l'obiettivo fondamentale di valorizzare la diversità in tutte le sue forme e di lottare contro la discriminazione, l'odio e la violenza dei presunti normali contro i presunti diversi. Poi, chi è normale e chi è diverso, lo lascio decidere a voi. Grazie per l'attenzione.